Salve a tutti, io mi presento, sono Gianmarco Cubisino e mi ritengo un inguaribile curioso. Ma in particolare in questo canale noi vedremo una delle mie passioni, ovvero la passione per la storia, ma una storia non descritta, narrata, come si vede già spesso qui su YouTube Italia o YouTube in generale, ma ci concentreremo su quelle che io chiamo le micro-storie, ovvero dei micro-avvenimenti che altrimenti, se non raccontate, andrebbero perdute definitivamente per sempre. E io sono sicuro che saranno dei micro-avvenimenti, delle micro-storie che già adesso non sono conosciute ai più. In particolare ci concentreremo quindi su dei quotidiani d'epoca. Noi infatti vedremo e toccheremo con mano documenti rigorosamente storici, rigorosamente d'epoca e soprattutto rigorosamente originali. Guardate bene, io cercherò sempre il più possibile di evitare di prendere spunti da internet, di prendere un qualcosa che già su YouTube si è visto. Vorrei cercare di portare dei documenti inediti, delle storie inedite, mai viste, mai raccontate prima davanti a una telecamera. Quindi rendere fruibile un contenuto che in alcuni casi potrebbe essere disponibile online, potrebbe essere disponibile ad esempio digitalizzato da qualche archivio, da qualche fonte magari anche giornalistica d'epoca, che carica online qualche suo numero di rivista originale, ma saranno sempre dei contenuti poco fruibili ai più, se non a una ristretta cerchia di appassionati e di intenditori, di ricercatori. Quindi quello che noi faremo avrà un intento, avrà lo scopo di ricostruire non solo alcuni avvenimenti, alcune microstorie e alcune storie divertentissime, ma anche molto interessanti, perché soprattutto alcune saranno in grado di farci carpire, di farci intuire, di darci degli spunti e anche di farci calare proprio nell'epoca nella quale la microstoria, il microavvenimento si svolge. In particolare questi avranno lo scopo, nella mia idea, di farci comprendere anche gli usi, i modi, quindi anche i costumi della popolazione, quindi che viveva in una determinata epoca. Guardate bene, i quotidiani, quindi anche le riviste, che i documenti che specialmente toccheremo con mano andranno dalla metà dell'Ottocento fino ad arrivare, non dico ai giorni nostri, anche perché non sarebbero a quel punto molto d'epoca, ma fino ad arrivare più o meno agli anni 60-70. Ecco, ci saranno dei documenti che sforeranno questo arco temporale che vi ho appena illustrato, ma lo scopo che vorrei dare a questo canale chiaramente non è solo ed esclusivamente storico-documentale, quindi per farci carpire, come dicevo, i ragionamenti e i modi di scrittura anche delle persone dell'epoca, soprattutto dei letterati e non. Ma lo scopo è anche e soprattutto quello di intrattenervi, e quello anzi di intrattenerci, quindi l'intrattenimento e, perché no, magari del relax. Quindi, se vi ho messo interesse e se anche voi siete dei curiosi come me e anche voi amate il vintage e la cultura in generale, vi prometto che ne vedremo delle belle. Non dimenticate, tra le altre cose, di seguirmi anche sui social, in particolare seguitemi su Instagram, gian_cubi, nel quale cercherò di mettervi dei contenuti, degli approfondimenti o comunque sia degli aggiornamenti su quello che poi vedremo effettivamente qui su YouTube. In conclusione, se ancora siete rimasti curiosi, non dimenticatevi di seguirmi in un prossimo video.